Pochissime ore alla fine del mercato e la Juventus potrebbe aver trovato l'accordo decisivo per l'addio di Ramsey. C'è veramente da stare attenti, perché sono notizie che cambiano di minuto in minuto. Ieri sera si faceva forte l'interessamento del Wolverhampton, ma non era stato trovato l'accordo col giocatore. Attenzione, perché attualmente la situazione è questa. Sembra che Ramsey sia già un nuovo giocatore dei Glasgow Rangers. Ha accettato l'offerta, ci sarebbe la svolta, ci sarebbero i dettagli, si sta definendo il tutto in questi minuti, quindi cerchiamo di capire, facciamo un quadro della situazione e analizziamo il tutto, perché sembrava ieri vicino al Wolverhampton, è saltato tutto nella notte. Ora però c'è una novità importante, perché sembra aver trovato l'accordo col Glasgow Rangers, e quindi occhio, c'è da stare molto ma molto attenti. Facciamo il quadro, non prima però di avervi ricordato due cose. La prima è di supportarci, quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per l'arrivo di nuovi video e soprattutto cliccate like in questo momento subito se volete istantaneamente Ramsey in lontano evento. Se sperate in Ramsey ceduto alla Juventus, cliccate like, perché è la cosa più importante, senza quello non si va avanti. Inoltre vi ricordo che notizie come queste le trovate sulla nostra pagina Instagram, che abbiamo aggiornato, che cerchiamo sempre di tenere super aggiornata per voi e per darvi tutte le informazioni possibili sulla Juventus e sul mercato Juve. E allora, attenzione, la Juventus, l'ultima giornata di mercato è cominciata così, con la Juventus che vuole assolutamente piazzare a tutti i costi Aaron Ramsey. Ieri sera si è lavorato con il Wolverhampton tramite il lavoro sotto traccia di Jorge Mendes, ma evidentemente il giocatore all'ultimo ha rifiutato, perché è saltato qualcosa. Ora però la notizia di oggi è questa. Sembra aver trovato l'accordo col Glasgow Rangers, e la più probabile in questo momento, la Juventus sembra aver accettato l'offerta, ma soprattutto Ramsey sembra aver accettato l'offerta dei Glasgow Rangers. Perché? Perché si parla intanto di un prestito secco. Ascoltatemi fino alla fine, perché ci sono vari ragionamenti che portano poi la Juventus non soltanto a cedere, ma a poter eventualmente acquistare da questa cessione, perché da questa cessione dipendono gli acquisti della Juventus nell'immediato, quindi già entro stasera, ma anche e soprattutto entro giugno. Poi quelli che possono essere acquisti da giugno in poi, perché c'è un ingaggio libero che può far drizzare le antenne a tutti i tifosi della Juventus. E allora, prestito secco, più opzione di acquisto da parte della Juventus per giugno 2020. Cioè la Juventus dice al Glasgow: voi ve lo prendete per 6 mesi, vediamo come va, vedete più che altro come va, e poi a giugno ne riparliamo per un possibile acquisto. Cioè dà la Juventus la possibilità al Glasgow di dire: vediamo se da voi gioca, se si riprende, se magicamente i muscoli riprendono a funzionare, e poi si decide. Ma sarebbe evidentemente decisivo che cosa? Il taglio dello stipendio, perché noi sappiamo che lui guadagna 7 milioni di euro. Cosa ha fatto il Glasgow? Ha offerto un contratto per 6 mesi a 2,5 milioni di euro più bonus, che possono farlo arrivare massimo a 3 milioni, quindi un taglio rispetto ai 7 iniziali. Ovviamente 7 fanno riferimento a tutto l'anno, quindi stiamo parlando di 6 mesi. Il Glasgow Rangers hanno offerto un contratto a 2,5 fino a fine anno, con eventuali bonus che lo portano a 3. Questo sembra aver fatto svoltare la trattativa, e quindi a questo punto Ramsey è ad un passo dal diventare un ex giocatore di Juventus, un nuovo giocatore di Glasgow Rangers e un nuovo giocatore da dover salutare. Dopo Bentancur, dopo Kulusevski, ecco che c'è il colpo Ramsey. Il colpo Ramsey in uscita è il colpo per eccellenza, perché come vi ho detto più e più volte, la Juventus a gennaio ha voglia di fare all-in, ha voglia di svoltare, non soltanto per quanto riguarda gli acquisti, ma per quanto riguarda le cessioni. Le cessioni di Bentancur e di Dejan Kulusevski sono due cessioni ottime per quanto riguarda il cartellino. C'è da fare una distinzione netta: 3 giocatori sono arrivati nell'ultimo periodo, 2 giocatori sono arrivati nel periodo precedente. I giocatori sono arrivati nell'ultimo periodo sono da cedere, e sono da cedere bene per quanto riguarda il cartellino, e con Kulusevski l'hai fatto bene, perché stiamo parlando di una cessione da 35 milioni di euro più bonus. Perché puoi stare attenta alla cessione e guardare solo al prezzo del cartellino? Perché lo hai pagato tanto, ma gli hai dato un ingaggio basso, 2,5, che non è basso, è la nuova linea, la nuova politica della Juventus, quelli sono i soldi da dare.
I vecchi acquisti invece della gestione precedente, che partiva da Paratici e arrivata fino a partiva da Marotta in realtà, è arrivata fino a Paratici, aveva una visione diversa. Magari pagare meno di cartellino, possibilmente a parametro zero, ma pagare più di ingaggio. Il problema qual è? Che quando tu paghi tanto di cartellino ma poco di ingaggio, i giocatori li puoi rivendere. Vedi Kulusevsk, che nonostante delle stagioni non esaltanti, comunque ti trova degli estimatori in giro e lo piazzi. Quando invece trovi dei giocatori come Ramsey che compri a parametro zero ma che poi hanno un ingaggio troppo alto, anche se hanno degli estimatori, poi è difficilissimo piazzarli. Tant'è vero che Ramsey potrebbe partire ora, ma sono due stati che si cerca di piazzare Ramsey. Ramsey ha un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione, quindi liberarsi di lui insieme a quello di Bentancur e di Kulusevski rappresenta una soluzione ottima non soltanto per ora, ma per il futuro, perché Juventus si libera di quasi 20 milioni di euro di ingaggi tra Net, Lord e quant'altro. E la Juventus attua ora un progetto importante, cioè questa è una svolta, questo fa capire che i vecchi ingaggi troppo pesanti sono destinati a lasciare questa Juventus, sono destinati anche a lasciare altri ingaggi, partendo da quello di Adrien Rabiot, altro giocatore che secondo me ora non ci sono i tempi tecnici, ma quest'estate io ho la netta sensazione che Rabiot lascerà la Juventus, perché se fino a qualche giorno fa Rabiot era un sicuro titolare, per mancanza di alternative, ora questa è una Juventus che non soltanto ha preso Locatelli quest'estate, che è diventato un fulcro, non soltanto ha visto sbocciare letteralmente un giocatore come McKennie, che all'inizio c'erano qualche titubanza perché è una questione fisica, caratteriale e quant'altro, ora invece è diventato un perno di questa Juventus, non ci sono se e non ci sono ma. In più hai preso un giocatore straordinariamente importante come Zaccaria, non soltanto da un punto di vista calcistico ma anche da un punto di vista proprio di occasione di mercato, perché prenderlo a poche settimane dalla fine del mercato vuol dire fare un'occasione alla Eriksen, per intenderci, c'è un Inter che sa che il giocatore va in scadenza, per evitare la concorrenza poi a parametro zero lo prende prima. A Juventus ha fatto questo, con la differenza che non l'hai pagato 20 milioni come ai tempi pagò Eriksen Marotta, ma lo hai pagato poco più di 6 milioni, 3 più 3 di bonus fondamentalmente, o 4 più 3 di bonus, siamo là. Stiamo parlando di un'occasionissima quella di Zaccaria. Questa occasione di Zaccaria è la svolta. Una Juventus che quindi vende Ramsey, vende Rabiot, già sono quasi 20 milioni di euro che ti puoi alleggerire al monte ingaggi. E anche in ottica futura è importantissimo, perché quest'estate, secondo me, ci saranno altri colpi, ci saranno altri botti, è per questo che vi dico occhio anche in questi mesi, ragioniamoci su quelli che sono i colpi di mercato. Perché? Perché alcuni colpi di mercato ve li avevamo già presentati bene in questi mesi. Per esempio, chi segue FCM sapeva dell'operazione Gatti, sapeva che era in piedi da settimane, sapeva dell'operazione Denis Zaccaria, sapeva che la Juventus dopo Ronaldo ha pensato a Vlahovic. Cioè sono tre operazioni che fatte così, per chi legge soltanto la notizia dice wow, non lo sapevo, o comunque la Juventus mi ha colto impreparato. Chi invece segue anche durante le pause del mercato queste situazioni si rende conto che non è tutto così campato per aria. La situazione Gatti a molti risulta ma chi è questo? Chi invece segue FCM Sport da tempo lo sa. Ed è una Juve che si può liberare di Ramsey. C'è la situazione Rabiot, ma ci sono altri ingaggi che secondo me sono destinati ad andare via. Per esempio partiamo da Morata. Morata a fine anno lascia, sono altri 5 milioni di ingaggio che vanno via, che vengono risparmiati a questa Juventus, senza contare, attenzione, i 31 che la Juventus sta risparmiando con Ronaldo, che sembrano poca roba, ma vabbè. Poi ci sono altri ingaggi, come per esempio quello di Dybala. Cosa succederà con l'ingaggio di Dybala? E se Dybala facesse un gesto nobile e si riducesse l'ingaggio, passerebbe da 3,3 attuali a poco meno? Sarebbe comunque un ulteriore passo avanti verso un risparmio economico che può portare altri giocatori ancora, perché tu singolarmente magari risparmi un milione di euro alla tua vita, però la tua squadra punta in alto e fa grandi colpi per poter arrivare a grandi obiettivi e tornare a vincere, così come nel caso di Bernardeschi, guadagna 4 milioni attualmente ma c'è in ballo una situazione rinnovo, un rinnovo che però è a ribasso. La Juventus aveva offerto un ingaggio che era pari alla metà, o meglio quasi la metà, 2,5 per Bernardeschi. Si sta ancora trattando, in questo momento la Juventus ha altri pensieri, però l'idea è quella, abbassare anche l'ingaggio di Bernardeschi, magari in futuro la possibilità di abbassare anche quelli di Rugani, che come quarta scelta può essere utile, o magari perché no, pensare a un Rugani che possa in qualche modo rivedere appunto il suo ingaggio da 3,5 che guadagna ora a un po' meno. Ricordiamo che c'è anche l'acquisto di Gatti, che dall'anno prossimo sarà un nuovo giocatore della Juventus. E poi un altro cruccio che io ho è anche quello relativo a Szczęsny. Ieri, devo correggermi, ho fatto un errore, me l'ha fatto notare anche uno degli utenti qui sotto nei commenti. Szczęsny non guadagna 7,5, ma guadagna 6,5. Quindi non guadagna più di Vlahovic, che è ormai diventato
il metro di paragone, ma di meno. Ma comunque sono troppi per un portiere di 30 anni. Quindi io quest'estate mi aspetto anche dei movimenti per quanto riguarda la porta, ve lo dico. Non perché Szczęsny non sia un buon portiere, ma perché si deve puntare a giocatori giovani, e Szczęsny già ha superato i 30, con ingaggi bassi. Szczęsny ne guadagna 6,5, troppi. E quindi ditemi la vostra, secondo voi, se si alla fine si chiuderà questo cerchio legato a Ramsey, e se queste cessioni Ramsey e quelli che vi ho appena detto, e non abbiamo consigliato Alexandro, che secondo me è uno di quelli che deve partire prima di tutto, ma ditemi se queste cessioni secondo voi possono poi portare a che cosa? A degli investimenti importanti anche per l'estate.